Nelle motivazioni della sentenza su Daniele De Santis il gesto è stato definito una bravata. Beh, io non vorrei che un poco alla volta si sminuisse la gravità inaudita dell'agguato e dell'omicidio di cui è rimasto vittima Ciro Esposito. Ragazzo napoletano nel pieno della sua vita, che voleva andare solo per vedere la finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina a Roma, cittadino di Scampia, di un quartiere importantissimo della nostra città, un poco alla volta non vorrei che un barbaro omicidio, un agguato, venisse ridotto a qualcosa di molto meno grave. Quindi vicinanza assoluta alla famiglia di Ciro Esposito, e per quello che potremmo fare daremo tutto il sostegno necessario perché sia fatta giustizia e verità fino in fondo di fronte a questo episodio così grave. Lo voglio dire in modo forte, perché so lo sconforto che in queste ore stanno vivendo i familiari di Ciro Esposito, in particolare la cara mamma Antonella, che è stato un esempio di donna che non ha mai utilizzato linguaggi di odio e di vendetta, ma sempre di giustizia, verità, perdono e pace. Chi è un esempio come questo deve avere diritto a una giustizia piena, che finora non vedo.